Ciao a tutti, siamo a Cupertino, siamo sotto lo Steve Jobs Theater e siamo tra i pochissimi ad aver visto e non ancora provato il nuovo Vision Pro. Tanti rumors, tanti leak, tante indiscrezioni, visore sì, visore no, il visore c'è, si chiama appunto, ben detto, Vision Pro e è alle mie spalle. C'è una folla incredibile qua, è secondo Apple il più avanzato pezzo di tecnologia mai fatto ed effettivamente, da come l'hanno descritto, anche per il costo importante, $3,499, sembra un prodotto davvero particolare. Vi raccontiamo qualcosa in più che ci hanno spiegato, magari non si è capito durante la presentazione. Allora, è un visore VR e AR ibrido, ma non è passante, quindi voi non guardate fuori, i vostri occhi sono ricostruiti con delle videocamere che vengono riproposte in tempo reale sugli schermi frontali, che sono schermi OLED flessibili. Il visore si adatta completamente alla testa, c'ha un, per quelli che hanno problemi di dioptrie, sono due lenti magnetiche Zeiss da mettere sugli oculari. Ha una risoluzione, una definizione incredibile, ci dicono, addirittura sono più di 4K per ogni occhio, il che vuol dire che per un quando guardiamo un film si vedrà in 4K HDR 10 bit con uno schermo davvero impressionante. Siamo curiosi di vedere realmente qual è la qualità, non possiamo dirlo adesso, però sembra davvero un bel prodotto. Apple ha lavorato sui visori particolari, che sono dei micro OLED, ha lavorato sulle lenti, un tipo di lente nuova compattissima a tre elementi, ha lavorato sull'audio con questi trasduttori a due vie che ricreano lo spatial audio, ma al tempo stesso vi permette lo stesso di sentire quello che succede fuori. La batteria è esterna, dura due ore, si può ricaricare tramite USB Type-C oppure alimentare perennemente tramite Type-C. Cosa serve? Beh, all'interno ricostruisce una sorta di mondo virtuale 3D mischiato con la realtà, che viene presa da un numero enorme di fotocamere che sono davanti. Pensate, ci sono due camere sotto per tracciare le mani, movimento con le mani, ci sono sei microfoni, ci sono due camere frontali, c'è il sensore LiDAR, c'è la camera 3D, c'è una camera interna che prende gli occhi con l'illuminatore IR anche per tracciare appunto il movimento degli occhi. Quindi un prodotto davvero sofisticato e unico, con a bordo un sistema operativo fatto ad hoc. Adesso andremo a capire bene come funziona meglio, che si appoggia ai due processori che sono M2 e R1 per il real time management di tutti i sensori, che permette di riprodurre questo ambiente virtuale con app specifiche per lui, ma anche con tutte le app che sono state fatte per iOS e iPadOS. Quindi il core subsystem è lo stesso, le app funzionano, però ci saranno ad esempio alcune app che daranno qualcosa in più. Esempio dell'app di Disney Plus, che sarà disponibile al day one, che permetterà proprio di estendere l'app Disney, l'esperienza in questo enorme ambiente 3D. Non arriva al momento, l'anno prossimo arriverà negli Stati Uniti, il prezzo è $3,499, ovviamente in Italia si tradurrà in qualcosa attorno ai 4.000 euro. Non è un prodotto per tutti, ma d'altra parte si chiama Vision Pro. Quindi è una nuova via, è un inizio, è un tentativo, diciamo, che Apple ha fatto un po' quello che ha voluto fare anche Meta, quello che ha voluto fare tutti, però lei ha un grosso vantaggio. Ha il vantaggio di avere già centinaia di migliaia di app compatibili, perché parte col subsystem di iOS e iPadOS. Il secondo vantaggio è di avere sviluppatori qua che urlavano come assatanati durante la presentazione, che sono pronti a realizzare tutte quelle app che forse sono mancate appunto a chi ha prodotti visori VR e AR altrettanto validi, ma senza il supporto degli sviluppatori che al giorno d'oggi fanno tutto. Leggete le idee, like sul video e cerco di darvi qualche informazione in più appena la scopro.